40.000 persone in 5 ore hanno reso omaggio a Benedetto XVI. La salma sarà esposta nella Basilica Vaticana fino a mercoledì sera. Stamane alle 7 la preghiera e la traslazione dal monastero Mater Ecclesiae. A Telepace il Vescovo Emerito di Chiavari ricorda Ratzinger e l'ultimo incontro con il Papa tedesco. Era un uomo di straordinaria cultura, ma al tempo stesso mite e gentile. È il ricordo di Monsignor Tanasini. Il Papa prega per chi soffre. Nella prima messa dell'anno ricorda chi non ha nemmeno più la forza per pregare. E all'Angelus il grido: no alla guerra, no al riarmo. Guardare al futuro senza dimenticare il passato è l'invito formulato dal Vescovo di Chiavari in cattedrale. Un ottimo modo per iniziare il nuovo anno, dice, è partire dalla gratitudine. Verso la conclusione il pellegrinaggio diocesano in Oman, giornate intense per i 40 pellegrini che raccontano cosa li ha colpiti di più dal viaggio. Un solo medico di turno per la guardia medica dell'ASL 4, sia per la notte del 31 dicembre che per la giornata del 1 gennaio. Una situazione difficile per opera e per la popolazione. I medici chiedono una riforma del sistema. Sono tutti maschietti i primi nati del 2023 all'ospedale di Lavagna. Primo Matteo, venuto alla luce ieri pomeriggio alle 17.15. A seguirlo Gianni Ivano e Riccardo. Fiocco azzurro anche il 31 dicembre con Asmae. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, buon anno a tutti e benvenuti nei nostri studi. Circa 40.000 fedeli, lo avete sentito, solo nelle prime 5 ore dall'apertura della Basilica Vaticana, queste 40.000 persone che hanno reso omaggio alla salma di Benedetto XVI, salma che è esposta fino a mercoledì sera per l'omaggio e per la preghiera dei fedeli. Funerali, come saprete in molti, saranno celebrati giovedì mattina a partire dalle 9.30. Le spoglie mortali del Papa Emerito sono state traslate alle 7 di questa mattina dal monastero Mater Ecclesiae dopo un breve momento di preghiera. Vediamo. Da questa mattina persone giovani e meno giovani, donne e uomini, consacrati e fedeli laici, stanno rendendo omaggio alle spoglie mortali di Benedetto XVI nella Basilica Vaticana. Il prefetto di Roma ha previsto che in questi giorni affluiranno almeno 30-35.000 persone al giorno, mentre per i funerali che si celebreranno il 5 gennaio la previsione è di una presenza di circa 60.000 fedeli. Ma secondo la Gendarmeria Vaticana, solo questa mattina 40.000 persone hanno sostato in preghiera per Benedetto XVI. La traslazione della salma dal monastero Mater Ecclesiae alla Basilica Vaticana è avvenuta in forma privata alle 7, l'arrivo in Basilica alle 7.15. Il breve rito, presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, è durato fino alle 7.40. Hanno preso parte, con visibile dolore e affetto, le persone che facevano parte della famiglia pontificia nella cappellina dove da ieri la salma di Benedetto XVI ha riposato per tutto il giorno, esposta a fianco ad un grande crocifisso con un presepe e l'albero di Natale, c'erano Monsignor Georg Henschwein, le Memores Domini che hanno assistito Ratzinger quotidianamente negli anni, gli ex aiutanti di camera ed un piccolo gruppo del Mater Ecclesiae che ha recitato una breve preghiera. Le spoglie del Papa Emerito sono state poi trasferite con un trasportino dai sediari pontifici in Basilica, con una processione attraverso la porta della preghiera. Un tragitto breve lungo un viale di curve ed alberi che per tutta la giornata di ieri, partendo dalle prime visite private di vescovi e cardinali, è stato occupato da centinaia di persone, un flusso durato fino al tardo pomeriggio. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa Emerito. La salma è esposta all'altare della confessione, così come avvenne per Giovanni Paolo II, il primo ad entrare alle 8.50 in una Basilica Vaticana chiusa ancora al pubblico e con le luci a bassa tensione, è stato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella con la figlia Laura. Subito dopo Mattarella, questa mattina a San Pietro sono arrivati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. La salma di Benedetto XVI compare con un anello al dito, è quello con l'effigie di San Benedetto che gli era stato donato da Monsignor Gino Reali, vescovo emerito della diocesi di Porto Santa Rufina nel Lazio, ma di origine umbra. Josef Ratzinger sarà tumulato nella tomba delle Grotte Vaticane in cui gli era precedentemente sepolto Karol Wojtyla, come ha confermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
E questa mattina abbiamo chiesto un ricordo di Papa Benedetto XVI al Vescovo Emerito di Chiavari, Monsignor Tanasini, che porta nel cuore alcuni incontri toccanti. Ascoltiamoli. È un giovane canonico della Cattedrale di Genova, Alberto Tanasini, quarantenne nei primi anni Ottanta, quando incontra l'allora Cardinale Ratzinger in Liguria per visitare la comunità tedesca. Nell'occasione visita San Lorenzo, accompagnato proprio dal futuro Vescovo di Chiavari, che oggi ne ricorda la statura intellettuale e il tratto umano. Quello che mi colpì di lui non era soltanto la finezza nella valutazione dell'arte, ma la sua gentilezza, la sua mitezza. Era un grande cardinale, era stato arcivescovo di Monaco e aveva a che fare con un giovane prete, fu delicatissimo. Sulle critiche nei confronti di Benedetto XVI resta perplesso il vescovo Tanasini. Ci si sofferma, dice, sulle sue posizioni poco decise quando era a Monaco. Non si tiene conto dell'evoluzione di quella vicenda che si è rivelata poco a poco. Non si sottolinea che fu il primo a mettere in evidenza la situazione morale che si era creato con la pedofilia. Fu lui che ebbe il coraggio di rivelarla, di metterla in evidenza. Tanasini, ricordando le ultime parole di Benedetto XVI prima di morire, Signore ti amo, accenna all'opera Gesù di Nazareth in tre volumi scritto da Ratzinger, oggi un'eredità del suo cammino di fede. Secondo me è una lettura meditativa sui Vangeli, una meditazione fatta a livello del teologo, ma è anche un atto d'amore verso Gesù. Si vedranno ancora Tanasini e Ratzinger. L'ultimo incontro avviene dopo il ritiro del Papa. Un momento rapido, dice, mentre ricorda quell'ultimo istante insieme. Mi disse, lei ha detto che la sua diocesi è la più piccola, la più giovane della Liguria, ma si sente che lei vuole molto bene alla sua diocesi. Non me l'aspettavo, ma fu quel dono che io mi porto dietro. E Papa Francesco ha ricordato Benedetto XVI nella prima celebrazione dell'anno in Basilica Vaticana, affidando l'amato Papa Emerito alla Vergine Maria affinché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio. Parole pronunciate nell'omelia dedicate alle persone che soffrono e che non hanno nemmeno più la forza di pregare. All'Angelus infine il grido no alla guerra. La sintesi nel servizio che vediamo. All'inizio del nuovo anno il Papa prega per chi soffre, lo fa nella messa in Basilica Vaticana davanti a 5.000 fedeli ricordando Maria, Regina della Pace. Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell'indifferenza. La Vergine Maria, prosegue Francesco, sempre risponde, ascolta le nostre richieste e ci dona anche speranza. Abbiamo bisogno di speranza, come la terra della pioggia. Attraverso Maria, spiega il Papa, la pace di Dio vuole entrare nelle nostre case, vuole entrare nei nostri cuori, nel nostro mondo. Per accoglierla bisogna fare come i pastori che andarono a vedere il bambino. Di fronte alle cose importanti bisogna reagire prontamente. Di fronte alla pigrizia che anestetizza e all'indifferenza che paralizza, di fronte al rischio di limitarci a rimanere seduti davanti a uno schermo con le mani su una tastiera, i pastori ci provocano ad andare, a smuoverci per quel che succede nel mondo, a sporcarci le mani per fare del bene, per aprirci alle novità di Dio che si trovano nell'umiltà del servizio, nel coraggio di prendersi cura. Nel giorno dedicato dalla Chiesa alla pace, dalla finestra del Palazzo Apostolico, durante l'Angelus, il Papa si fa portavoce del grido degli ucraini e di tante popolazioni piegate da aggressioni e conflitti. Oggi, dice, sentiamo ancora più forte e intollerabile il contrasto della guerra. No alla guerra, no al riarmo. Le risorse vadano allo sviluppo, salute, alimentazione, educazione, lavoro. Guardare ai progetti per l'anno nuovo senza dimenticare il passato è l'invito espresso dal Vescovo di Chiavari in cattedrale durante la celebrazione del primo di gennaio. Ricordare, ha spiegato, è il primo passo verso il futuro. Al termine ha recitato l'eterno riposo per Benedetto XVI. La sintesi nel servizio che segue.
inizia un nuovo anno, una distesa di giorni e mesi immacolati su cui disegnare progetti e sogni, magari chiudendo la porta agli episodi tristi del passato. In realtà, mette in guardia il Vescovo, nella prima messa del 2023, il Vangelo mostra a Maria e Giuseppe che meditano e custodiscono quanto gli era stato detto di Gesù. Dunque, guardare avanti, sì, senza lasciarsi sfuggire, però, ciò che si ha dietro. C'è chi pensa che il modo migliore di andare avanti sia cancellare le cose tristi del passato e rimuovere tutto l'irrisolto buttandoselo alle spalle. La saggezza non ci piove addosso all'improvviso, ma è il frutto maturo della memoria. Per vivere bene il nuovo anno vale la pena partire dalla gratitudine, continua il Vescovo, che invita a ricordare tutte le cose buone che ci sono accadute, i piccoli o i grandi fatti che ci hanno consolato e rallegrato. È il migliore degli esami di coscienza. Non farci scivolare addosso la vita da superficiali, ma comportarsi come i pastori, glorificare e lodare Dio per tutto quello che abbiamo udito e visto. Devo anche ricordare il dolore, prosegue De Vasini, perché mi tiene con i piedi per terra e mi consente di avere compassione di fronte al dolore altrui. Mi devo ricordare la felicità, poi, perché non è una chimera, è parte della vita, non va dimenticata. Devo ricordare tutto quello che mi serve per camminare bene. Al termine, Monsignor De Vasini recita l'Eterno Riposo per Benedetto XVI. Mercoledì sera, 4 gennaio alle ore 21, in cattedrale, si terrà l'Eucaristia in suffragio del Papa Emerito, a cui tutti sono chiamati a partecipare. Volge al termine il pellegrinaggio diocesano in Oman, iniziato il 28 dicembre, che si concluderà il prossimo 4 di gennaio. Oggi 40 pellegrini hanno visitato Nizwa, capitale culturale del paese e una delle città più ricche di attrazione nel paese. Intanto, dopo 6 giorni di viaggio, è tempo di primi bilanci. Sentiamo. 40 pellegrini della diocesi di Chiavari stanno trascorrendo il periodo delle feste di Natale in Oman, nell'estremo est della penisola arabica. Il viaggio, iniziato il 28 dicembre, ha fatto tappe in alcuni dei principali luoghi di storia e cultura del paese e attraverso alcune delle bellezze naturalistiche del luogo. Don Fabio Mazzino, direttore dell'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Chiavari, spiega che è bello vedere un parallelismo tra Gesù che con il Natale entra nella storia dell'umanità abbracciandola tutta, così come l'atteggiamento dei pellegrini che provano a immergersi e abbracciare tutte le culture che stanno incontrando nel loro viaggio. E provare anche a farlo non da maestri ma da discepoli e quindi cercando di ascoltare, di guardare attentamente e di vedere proprio come anche i cammini delle religioni, se è vero che la coscienza ci eleva verso l'assoluto, conoscono anche delle differenze. Don Mazzino ha fatto anche da corrispondente per noi, raccogliendo alcune delle impressioni a caldo dei pellegrini. Con noi c'è Pietro, a lui gli chiediamo che cos'è che ti è piaciuto di più. Allora, le patatine fritte, che erano buonissime, poi fare il bagno nel Wadi e le dune del deserto, saltare sulle dune. Il deserto, le dune e soprattutto il soffice contatto con la terra, che comunque anche se è secca è sempre fonte di vita. Soprattutto l'accoglienza qui degli umanini è stata proprio calorosa. Tutto quello che riguarda la natura, il paesaggio, il wadi, le dune nel deserto, le scivolate in mezzo alla sabbia e poi la splendida compagnia del gruppo che abbiamo. L'ospitalità delle persone, perché malgrado siano così distanti da noi, sono persone che ci accettano e ci accolgono con molta grazia, con molta familiarità. Però la messa al tramonto, quando c'era il tramonto del sole, è stata una cosa veramente emozionante e e commovente. Io rimango sempre colpita dal silenzio del deserto, che mi sono riuscita a gustare soprattutto stamattina. E anche se ero in compagnia, perché anch'io gusto la compagnia, però il silenzio e il cielo di stamattina non dimenticherò.
Da quest'anno Regione Liguria tramite ARPAL potrà diramare allerte per potenziali valanghe. Sono infatti 41 i comuni montani o dell'entroterra, da Ponente a Levante, classificati come a rischio, cioè in cui esistono infrastrutture esposte in caso di valanga. Sono invece 57 quelli in cui sussiste un pericolo valanghe, un livello di pericolosità inferiore. Tra i 41 a rischio per il Levante ci sono i comuni di Fascia, Favale di Malvaro, Genova, Lorsica, Masone, Montoggio, Nerone, Propata, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Toriglia e la Val Brevenna in provincia di Genova e Varese Ligure per quanto riguarda la provincia di La Spezia. Tra i 57 a minor rischio figurano Arenzano, Bargagli, Busalla, Campo Morone, Cogoleto, Crocefieschi, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Orero, Montebruno, Rossiglione, Rovegno, Vobbia e Savignone per quanto riguarda la città metropolitana di Genova, Calice di Cornoviglio, Maisan, Rocchetto di Vara, Zignago e Sesta Godano per quanto riguarda la provincia spezzina. Un solo medico di turno per la guardia medica in ASL 4, sia per la notte del 31 dicembre che per la giornata del 1 di gennaio. Una situazione difficile per chi si trova a operare e per la popolazione del territorio. I medici chiedono una riforma del sistema. Sentiamo. Più emblematico è il fatto del turno di ieri, dalle 8 alle 20, in cui c'era una sola collega che copriva tutta l'azienda AS4, quindi da Santo Stefano d'Aveto a Portofino. Lavorare da soli per un intero turno, coprire le richieste di un intero territorio che va dalla costa all'entroterra, da Portofino a Santo Stefano d'Aveto, da Moneglia a Varese Ligure. È quello che hanno fatto due medici della Guardia Medica, uno nella notte di San Silvestro, l'altro al primo giorno dell'anno. Una situazione critica sia per chi si trova ad operare, sia per il territorio stesso, ma che è frutto di una carenza che la stessa azienda sanitaria, nel ribadire e rassicurare sul monitoraggio e la gestione quotidiana dei 7 poli del Tiguglio, attribuisce alla grave carenza di medici. Sui 30 previsti per la copertura ottimale, numero rispettato lo scorso anno, al 31 dicembre di quest'anno la quota era di soli 14 medici. Ma ribadisce il sindacato dei professionisti, occorre andare oltre i numeri e trovare delle soluzioni concrete. Dire semplicemente che non ci siano i medici non è la risposta che noi vorremmo da un'azienda sanitaria che deve tutelare i suoi dipendenti o i suoi lavoratori convenzionati, perché i guardie medici comunque sono lavoratori convenzionati, e i suoi pazienti, i suoi cittadini. Cioè una situazione come quella di ieri è paradossale e fa male a tutti, fa male al medico che lavora in situazioni difficilissime, fa male ai pazienti che hanno tempi di attesa più lunga, che hanno comunque un disservizio sanitario. È ovvio che ci sia necessità di una profonda riforma del servizio. Il 2022 si è chiuso anche con un nuovo assessore, un assessore che è un collega, sicuramente da quando si è instaurato abbiamo firmato un accordo, dopo 15 anni, ripeto, 15 anni che non venivano firmati accordi, un minimo strutturale per il servizio di continuità assistenziale. Speriamo che il 2023 porti a affrontare le problematiche del servizio in maniera vera, in maniera strutturale finalmente. Adesso una bella notizia, fiocchi azzurri all'ospedale di Lavagna, dove il primo nato del 2023 è stato Matteo, primo figlio di una coppia risidente a Varese Ligure. A seguirlo Gianni Ivano e poi anche Riccardo. Vediamo. Un 2023 che si è aperto per ora tinto di azzurro all'ospedale di Lavagna. Matteo, Gianni Ivano e Riccardo, e prima di loro Asmai, che invece ha chiuso il 2022, hanno aperto i loro occhietti sul nuovo anno. La palma del primo vagito dell'anno nel Tiguglio spetta dunque a Matteo Puzzonia, 3 kg e 420 grammi, nato da mamma Daniela alle 17.15 del 1 gennaio. Primo figlio della famiglia che è originaria di Varese Ligure e vive a Scurtabo. Ad arrivare secondo Gianni Ivano, 4 kg e 20 grammi, secondo genito di mamma Audrey e papà Abram Kenmoe, coppia originaria del Camerun, da dove il papà è scappato dalla guerra 5 anni fa e solo dallo scorso anno ha potuto accogliere in Italia anche moglie e primo figlio che ha 8 anni. Entrambi attendono il nuovo arrivato a casa a Rapallo. Sono molto contento. Abbiamo scelto questo nome perché l'Italia ha dato a noi l'opportunità di essere una famiglia unita e per la nostra storia. Abbiamo passato molto cose difficili e adesso siamo una famiglia unita e abbiamo scelto di dare questo nome
che traduzca nostra famiglia e che per ringraziare l'Italia per quello che ha fatto per noi. Maschietti è anche l'ultimo nato del 2022, Asmae Aozuzi, nato di parto naturale alle 9.12 del 31 dicembre e pesava 2,490 kg, e il terz'ultimo, Riccardo Di Scipio. Anche in questo caso c'è già la sorellina Aurora che lo aspetta a casa e non vede l'ora di coccolarlo. Riccardo perché doveva essere Edoardo, poi la sorellina non gli piaceva, abbiamo fatto un compromesso, abbiamo scelto, poi andava bene a tutti e tre, quindi è stata una bellissima esperienza, fortunatamente veloce, un'oretta è andata, e, però è stato un momento molto speciale. Loro l'hanno reso comunque altrettanto speciale perché è uno staff meraviglioso e ho iniziato l'anno col botto. Adesso andiamo a Genova, ma continuiamo a parlare di sanità. Si è insediato proprio oggi Francesco Quaglia, nuovo direttore generale dell'ente ospedaliero Galliera. Un compito arduo, ha detto Quaglia, che vedete in fotografia, che ha poi aggiunto: sono convinto che attraverso la collaborazione degli uomini e delle donne dell'ospedale, con la loro abnegazione e lo spirito di appartenenza, sarà possibile, anzi sono certo, condurre l'ospedale ad assolvere pienamente la sua missione nel quadro del servizio sanitario regionale. L'area contigua è un territorio di protezione esterno ad un parco. Nel caso del parco di Portofino si tratta della zona ai margini di quella di protezione totale. In area contigua sono in vigore restrizioni per il controllo della peste suina. La giunta regionale Ligure ha deciso di sospendere questa classificazione per diminuire i vincoli e agevolare quindi la caccia al cinghiale nella zona esterna all'area protetta del parco, nell'ambito del piano quinquennale regionale che ha come obiettivo il contenimento del numero di esemplari. L'iniziativa viene assunta nell'ambito del piano per contrastare, appunto, la peste suina. L'ente parco ha espresso un parere favorevole. E ora andiamo a vedere quali mostre o quali presepi si possono visitare in questi giorni nel nostro Tigullio. La scheda degli appuntamenti. Al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, si può visitare il presepe allestito nella cappella della frazione Villa Rovereto a Sestri Levante, una natività tradizionale realizzata dal gruppo degli amici di Villa Rovereto. Ricordiamo che nei locali della Curia Diocesana di Savona è aperta la mostra Ritratti di Fede, 40 testimonianze di persone che vivono il Vangelo nella vita quotidiana. Le visite si svolgono dalle 15.30 alle 18.30 fino all'8 di gennaio. E prosegue fino all'8 di gennaio anche la mostra Dina Bellotti, un'artista, una donna, allestita nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fascia a Sestri Levante. L'esposizione è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Antonio Siautonis è un nuovo giocatore della Virtus Entella, nato nel 2002 ad Atene in Grecia. Gioca a centrocampo principalmente in posizione di mezzala, lo vedete in questa fotografia alla presentazione. Era al Monza da 2 anni, ha collezionato 2 presenze la scorsa stagione in Serie B. Quest'anno in Serie A con i Brianzoli non è mai sceso in campo. La Virtus Entella ha acquisito il giocatore a titolo definitivo, acquistandone quindi il cartellino. Il Monza ha il diritto di ricompra del giocatore stesso in un'eventuale futura rivendita. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna puntuale domani alle ore 12.45 con Tigullio Oggi. Vi rinnovo ancora gli auguri di buon anno e vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci.